Di Luca Bresciani mi piace sottolineare, prima di parlare della sua scrittura, una sua peculiarità. È un poeta che ama davvero la poesia, con sincerità e trasporto. E questa, per chi fa poesia, non è una cosa così scontata come potrebbe sembrare. È lui che ha ideato e che dirige la pagina Facebook Poeti Oggi, che in poco più di un anno di vita ha saputo conquistarsi un largo seguito. E nella quale Bresciani, insieme ai suoi collaboratori, propone quotidianamente un testo poetico di un autore italiano, con generosità, con cura e con particolare attenzione alla qualità del testo. Per Bologna in Lettere, Luca Bresciani propone tre brevi testi tratti dalla sua raccolta Linea di galleggiamento, pubblicata nel 2020 per la collana gialla di Lieto Colle, Pordenone Legge. Questi tre testi sono composti ognuno da due quartine, come la maggior parte di quelli contenuti in Linea di galleggiamento. È la forma di scrittura che Bresciani sembra prediligere, mentre in altri casi si affida alla terzina o al distico per i suoi versi. La prima poesia inizia con i versi Succede, affidandoci al sonno, di vivere una caduta nel vuoto. Nella seconda troviamo Due volte in un giorno. La memoria diventa indirizzo, mentre nella terza il verso iniziale recita svegliarsi con luoghi abbandonati all'estremità dei polsi. C'è nella narrazione poetica di Bresciani un filo conduttore che evoca smarrimento, provvisorietà, senso di instabilità, il tutto visto attraverso il ripetersi dei gesti quotidiani, il palesarsi delle sensazioni e dei sentimenti. Lievi o dolenti che siano. Luoghi angusti nei quali pure ci si può perdere, oggetti che reclamano la loro presenza, quasi a simboleggiare l'immutabilità della vita stessa. Nei versi di Bresciani, l'essere umano si muove in bilico tra resistenza ed esistenza, tra spazio e steccato, alla costante ricerca di una linea di galleggiamento in cui potersi muovere. E nella quale riuscire a salvarsi. Di Luca Bresciani vorrei segnalare anche la precedente raccolta, pubblicata nel 2018 sempre per Lieto Colle, intitolata Canzone del Padre. Buona visione e buon ascolto con Luca Bresciani. Succede, affidandoci al sonno, di vivere una caduta nel vuoto che ci riporta a bordo della luce che filtra da brecce dimenticate. Dicono che è un riflesso arcaico che risale alla preistoria dell'uomo, quando i rischi gravavano su tutti e nessuno era più lieve degli altri. Di notte cadiamo per rinnovare l'alleanza tra il solco e la radice. E illusione o verità o non importa, fondamentale è il chiaro che resta. Un rettangolo di cotone tra il legno e la fame, e nutrirsi senza strozzare con le mani e ricomparire dalla parte degli uomini. Due volte in un giorno la memoria diventa indirizzo. E sono le briciole ai lati dei piatti, il numero civico dei nostri ritorni. Svegliarsi con luoghi abbandonati all'estremità dei polsi e l'erba nei corridoi delle vene è sindrome del tunnel carpale. Penso a un'usura per sottrazione nello stallo di chi si astiene. E la natura, violata delle braccia, di notte ci riconsegna alla terra.